vuol dire appunto una speranza, una promessa, viene tradotto in prospetto. 15-0. Il punteggio è 1 pari, primo set. Ecco qui che è arrivato anche parlare, pensavo che fosse un soliloquio. Vabbè, pensavo mica che fosse. Spero che ci sia qualcuno che ci ascolta. No, no, ma no, non in questo senso. No, no, dico, magari si allena, no? Ah, si prova la voce. Sì, fa le prove di voce, fa i gargarismi. No, prova la frase, sai, un esordiente. Magari viene lì, prova la frase. Dentro, ormai siamo maturi per il ricovero. Soggetto, verbo, complemento, insomma, prova. Allora, per me questo Ginepri è inedito, cioè ne conosco i risultati, l'esistenza, però non l'ho mai visto giocare. Chiamato Gin qua in America. Perché no? E beh, è come il prodotto Gin, della bacca. Vediamo se è tonico o no. Gin tonic o no? Bravo, Tommaso. Ecco. Come il prodotto della bacca con la Bologna iniziale. Questo Federer, che è sicuramente un campione annunciato, ha avuto dei problemi e dopo il torneo di Wimbledon ha giocato il torneo di Gstaad, che non avrebbe dovuto giocare, lo ha giocato solo perché era il torneo di casa sua. Poteva non giocare a Gstaad. E poi si è fermato perché insomma non era a posto. È rientrato direttamente. Diciamo qui. Cosa aveva? Aveva una pubalgia. Che è una malattia molto fastidiosa per chi non fa attività di tavolino come noi. Noi vabbè abbiamo la pubalgia e scriviamo lo stesso, insomma ci dà poco fastidio al piede la pubalgia. C'è qualcuno che magari che scrive con i piedi che ha dei problemi. Hai capito? appunto. Però vabbè. Lui ha dei fastidi perché oltretutto era una stagione nella quale era lanciato ormai dopo aver battuto Sampras. Ha battuto Sampras e ha perso una partita delicata con Henman che insomma in campo neutro forse l'avrebbe vinta. No dai, non accusare gli inglesi, no, ma gli inglesi di sciovinismo, gli Chauvin sono per definizione francesi. Guarda che roba. Ma gli americani a furia di non aver nessuno erano lì che piangevano tutti, oh diventano vecchi, Sampras e Agassi vanno in riproduzione, si ritirano. Adesso gli è arrivato Roddick. Gli è arrivato Roddick, gli è arrivato questo Ginepri, gli è arrivato Mardy Fish è un altro piuttosto buono. E più di tutti gli è arrivato Dent Junior. Taylor Dent, il figlio di Phil Dent. Quattro così, se ce l'avessimo noi, non lo so. Ne basterebbe uno a noi, guarda. No, ne basterebbe uno. Intanto break per Federer, che conduce 2-1 nel primo set. Io mi vorrei permettere di fare delle congratulazioni ufficiali, perché non abbiamo potuto trasmettere il suo match, ma l'ho visto e ammirato, a Andrea Gaudenzi. Giocato tra l'altro un primo set secondo me di alto livello, altissimo, di alto livello, secondo me io non lo avevo mai visto giocare così bene. Purtroppo la sua autonomia attuale è limitata e quindi alla fine perché poi ha detto è molto curioso, ma contrariamente a quello che mi avviene nella vita di relazione dopo un'ora mi si irrigidisce. E si riferiva al muscolo, al tendine che lui ha stirato. Anche spiritoso, perché uno che ha un male simile a un muscolo trova una la forza. Similitudine sì, di questo tipo. Trova la forza di buttarla così, insomma, sul ridere, un po' goliardica, però insomma, non male, non male. Eccolo qua, questo giovane irlandese. Ah, ma abbiamo la visita di Cino Marchese, ci alziamo in piedi. Maggior organizzatore italiano, il Dulcamara del tennis. Promoter, dice, eccolo qua. Ecco, adesso però non lo facciamo parlare finché c'è il cambio di campo, perché sennò non vediamo il tennis. Federer serve, 2-1 in suo favore, primo set, quindi un break per lui. È lunga la risposta di Ginepri.
Eccoci là. 30-0. Fortilla. 40-0. Pedisca poi eccessivamente. 113, cosa dice la tabella Velli? Beh, 181, insomma. Vaglia male questa volée giocata con troppa così nonchalance. Vedete, c'è un po' di vento. Cielo è piuttosto bigio. Ace Federer 3-1, primo set. Intanto ha vinto Chanda Rubin contro la ceca Gersi o Jersey. Ma siccome quella ceca lì italiana che si chiama allora Jersey. Adriana Jersey, sì. Ma pare che sia figlia di uno di quelli che erano fuggiti, che si erano poi rifugiati, sai, quelli di Radio Praga. In Italia avevano azioni giudiziarie in corso ancora per quello che si riferiva agli ultimi due anni di guerra. Poi fa delle cose di grande classe. Ma Federer, sul talento di Federer non è permesso dubitare. Ci sta dicendo Cino Marchese, di fatti ha vinto Milano. Perché Cino Marchese, adesso sì, poi ci dirà lui dopo il suo parere, però lui considera forti i giocatori che vincono i tornei che lui organizza o nei quali comunque ha le mani in pasta. Allora, sì, quelli che vincono a Palermo sono fortissimi. Sì, è vero, sulla terra sono fortissimi. Di Pasquale non ha più vinto un torneo dopo aver vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi. Cosa vuoi di più? No, ma non è vero, no. Perché Cino è stato anche un talent scout. Ne ha capiti molti prima che quasi erano ancora in culla, quando erano ancora in culla. Però si vedono tanti bravi ragazzi che sono tutti attaccanti dal fondo, ma sì, non si vede più uno che fa serve volley, però. Infatti quando hanno detto a Sampras che Roddick gli assomiglia, dice, ma è mica vero, dice, no, assomiglierà più ad Agassi che a me. Sarà bravo, ma... Che bello scambio però, eh? Beh, Federer probabilmente quando vincerà Wimbledon farà uno Wimbledon di serve and volley. Perché lui è ancora molto, abbastanza vicino ai giocatori tradizionali. No. Giocata maluccio la volée di dritto, Comunque Ginepri lo perdona. 4-1 doppio break, 4-1 pesante per Federer. Allora Cino, raccontaci cosa succede. C'è il torneo di Palermo, facciamoci fare un po' di pubblicità, via. Anche se sì, non lo trasmettiamo noi va bene lo stesso. No, il torneo di Palermo con tante difficoltà siamo riusciti anche quest'anno a farlo partire. È un torneo che... Quanto ad arrivare è un altro discorso. No, purtroppo sai, ormai le pretese dei giocatori sui prize money per far parte del circuito maggiore sono minimo $400,000, anche se noi non paghiamo nessuno, però ad ogni modo diventa un budget veramente difficile, per cui abbiamo, se la regione non farà una legge abbastanza ad hoc, sì, ad hoc per garantire, e non che perché al mese di giugno, luglio ci dobbiamo mettere con gli amici di Palermo, col presidente, con gli altri notabili di Palermo
a cercare di trovare questi supporti finanziari che ci permettono di organizzare il torneo. I notabili di Palermo hai citato. No, vabbè, presidente del circolo. No, va bene. E la gente che in qualche maniera ha piacere che il torneo si faccia. D'altra parte è un torneo che ha 75 anni di tradizione, sarebbe veramente un peccato perderlo, perché è l'ultimo che è rimasto. Li stiamo perdendo tutti. Beh, Milano l'abbiamo riportato. L'abbiamo perso e ripreso. Sì, con un'operazione direi anche molto coraggiosa, perché l'anno scorso abbiamo avuto una possibilità di fare questa cosa e l'abbiamo fatta con Bartoni, con Franco Bartoni, siamo riusciti in qualche maniera a mettere sul torneo. È costato parecchio, un investimento che io sono convinto che è un buon investimento, però intanto abbiamo tirato fuori i soldi, per cui adesso dobbiamo in qualche maniera dare continuità e quella tradizione che a Milano aveva così brillantemente portato Carlo Della Vida, che considero comunque il mio grande maestro. Adesso abbiamo un grosso impegno. Milano, insomma, Palermo ci si può andare anche senza pagare nessun giocatore e far giocare quelli che vengono. A Milano no. No, a Milano ci vuole un rinforzo. E ci vuole un rinforzo che l'anno scorso era all'ultimo momento $200,000, quest'anno lo contiamo. Gran palla di questo Ginepri. Sì, molto bravo. E Milano bisogna, è una città di primissimo ordine, per cui dobbiamo andare con un torneo e con un plateau di primissimo ordine. È vero quello che ho sentito, che il torneo si svolgerebbe al vecchio Pala Trussardi? No. No? Abbiamo deciso, ormai, e questa è una notizia, sarà al Paralido. Ah, rimane al Paralido. Rimane al Paralido perché abbiamo un discorso in atto con Milano Sport e il Comune di Milano, che ci ha praticamente dato tutto il supporto possibile e immaginabile, però a condizione che rimanessimo in una struttura pubblica che è quella del Paralido, che loro hanno un po' migliorato, che però ha bisogno di parecchie cose. Per lo meno di essere rinfrescato. Sì, ma quello abbastanza lo è. Diciamo che dobbiamo, insomma, oggi il tennis ha degli standard altissimi. Se tu guardi qui, anche, approfitto perché non c'è Gianni, che questo campo non lo amo moltissimo. Neanch'io lo amo, per la verità. Vabbè, no, ma tu sei più americano. Sì, sono americano, sì. Però ci mettono a 100 metri d'altezza. Sì. Vediamo i giocatori del centrale, li vediamo che sono delle figurine piccole. Sì, ma dal momento che questo, come tu ben sai, è sempre stato un torneo che si è sempre basato sull'intervento della televisione. E la televisione, purtroppo. Io te lo dico da, non dico da uomo di televisione, ma insomma da uno abbastanza vicino alla televisione, e qui la programmazione è una sciagura. Semifinale sabato e la finale la domenica, è inutile che ci ripetiamo discorsi che abbiamo fatto mille volte, ma Wimbledon non prenderebbero neanche in considerazione l'idea di giocare semifinali e finale un giorno dopo l'altro. Qui i soldi della CBS comprano tutto e va bene. Sì, ma sai, questi sono gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti vivono di regole e di soldi. Ma è giusto che loro ragionino così. È meno giusto che la Federazione Internazionale e l'Associazione Giocatori accettino. Quello lì. Lo so, però di modo, sai, dal momento che c'è la buona ragione, e la ragione buona sono i dollari. Sono i dollari, perché la Federazione Americana. Sì, c'è un prezzo per tutto, però la USTA, attraverso i guadagni che fa con questo torneo, finanzia e sovvenziona tutta l'attività di base, che sono tanti tanti soldi, per cui anche in un momento come questo, che il tennis ha dovuto sopportare e passare attraverso delle crisi non facili da essere superate, per cui coi soldi è più facile superarli, e questo senza dubbio è la crisi del tennis italiano che non si supera. Ma guarda, io ti dico sinceramente che ho parlato a lungo con Angelo Binaghi, che è stato qua in un tentativo quasi, un doppio fallo di Ginepri, in un tentativo quasi disperato, diciamo così, un po' quasi patetico, perché è arrivato troppo tardi, perché è fatto tardi. Vabbè, tardi sono d'accordo, però di modo patetico no, perché lui ha veramente fatto un passo indietro, cioè ha fatto quello che i giocatori volevano. Che adesso l'abbia fatto un po' in ritardo, magari è vero,
Però di modo l'ha intanto... fatto dopo le squalifiche che non dovevano mai arrivare. Ma tanti errori sono stati fatti, certo, da tutti. Adesso l'importante... Sì, solo che gli errori dei giocatori riguardano i giocatori. Gli errori della federazione riguardano il nostro tennis, che non ha bisogno di problemi in questo momento. Questo sono d'accordo con te. Però ad ogni modo, perché è importante, però è anche importante in questo momento dare tutti insieme una mano ad Angelo Binaghi, perché riesca a mettere insieme quel poco che è rimasto. Perché oggi ho visto il primo set di Gaudenzi, non dico che mi sono entusiasmato, però ad ogni modo ho visto un giocatore vero. Gaudenzi ha giocato il miglior tennis che io gli ho mai visto giocare. Bravo. Oggi il primo set. E sono contento che tu sei d'accordo. Ma questo Gaudenzi qui batte senza perdere un set, uno dopo l'altro, i quattro giocatori che manderemo allo sbaraglio contro la Croazia. Ma guarda, io è sempre antipatico fare dei paragoni delle cose e le lascio fare a voi della stampa, che avete la legittima diritto di avere un'opinione e un'idea. Io devo vedere dal punto di vista del mio angolo di lettura, devo dare la possibilità a un presidente giovane e che ha voglia vera e genuina di mettere a posto le cose, tutto il mio supporto per quanto riguarda quello che faccio io. Purtroppo ha cattivi consiglieri, Cino. Questa è la mia parere personale. Ma sì, però ad ogni modo guarda che Angelo è una persona che sta ascoltando adesso tutti, poi dopo farà anche lui le sue selezioni. Io anch'io in questo momento gli sto dando dei consigli per quanto riguarda l'attività di marketing e l'attività di cui io mi occupo, però è evidente che poi dopo viene fuori la passione. Anch'io ho delle mie passioni e le mie cose con lo sport che non è da adesso che amo e che lo sanno tutti quelli che mi conoscono per bene. Però la mia aspetto professionale assolutamente deve avere una sua precisa identificazione. In questo momento è un'identificazione che io mi sento in assoluto dovere di dare tutto il mio supporto ad Angelo Binaghi perché riesca a superare questa impasse che esiste. Ci abbiamo poco, quel poco lo dobbiamo mettere insieme e non litigare tra di noi. Invece l'abbiamo spaccato in due. Adesso è tempo di finirla. Non c'è nessuna volontà vera di finirla. Questa è la storia. Io penso... Se cominci con le squalifiche non finisci mai. Quello è stato fatto. È stato fatto, ma chi l'ha fatto? Rino. Io mi arrabbio perché naturalmente vorrei... Sono d'accordo, però di modo, dal momento che sono stati fatti tanti errori. Anche per esempio, se andiamo indietro, i 22 anni di Galgani, la sottovalutazione dei problemi del settore tecnico e tutte le varie cose che ci portano oggi ad avere questa situazione in più spaccata, e oggi è ora invece di riunire e insieme cercare. D'altra parte saremo pochi, ma ci abbiamo della gente, perché non so... Sergio Palmieri, Franco Bartoni, Vittorio Selmi, ma sono uno da una parte, uno dall'altra. No, vabbè, io stesso, eccetera. Siamo persone che siamo molto conosciuti nel tennis e abbiamo un nostro ruolo che abbiamo svolto da tanto tempo. Però il discorso è questo, che tutti noi, voi della stampa, che anche voi avete le vostre grosse introduzioni a livello internazionale, specialmente tu e Gianni, che siete i decani di questo purtroppo. Quello ormai così, ma avete godete di stima internazionale. Molto di più fuori dai nostri confini. D'accordo, però di modo anch'io conosco molta gente, tu lo sai benissimo, in giro per il mondo e che ho tutta una serie di mie possibilità di arrivare a molta gente importante per il nostro sport. In questo momento dobbiamo cercare di fare il massimo. Ci abbiamo un problema che saranno gli internazionali d'Italia, che io mi auguro che rivengano richiamati internazionali d'Italia e che abbiano determinate cose dopo i trascorsi, ahimè. Io ho sempre continuato a chiamarli internazionali d'Italia, possono metterci tutte le etichette che vogliono. Lo so, ma infatti noi... Ad ogni modo, dobbiamo tornare al tennis giocato qui, perché li abbiamo un po' trascurati. Cino, in bocca al lupo. Io in bocca al lupo a voi, state facendo sempre un grandissimo lavoro, io sono sempre molto grato a voi. Spero di avervi un giorno a Palermo e spero, se non altro come amici, e spero che il torneo di Milano, che quest'anno
nasce con dei tempi più logici ad essere affrontato e possa offrire agli appassionati in Italia, che ancora ci sono, uno spettacolo degno della città e degno delle tradizioni. Bene, grazie a Cino Marchese, linea Milano, torniamo subito. Eccoci di nuovo in diretta. Finché io chiacchieravo con Cino Marchese, Federer ha vinto il primo set per 6-2. Accidenti, avete fatto una bella chiacchierata. Da 3-1 a 6-2. No, non era 3-1. Accidenti, se era 3-1. Io non dico mica per invidio, perché sono stato mandato via giustamente. Mandato via. Si fa molto piacere di avere una voce indipendente. E poi Cino riuscirebbe a mettere d'accordo molto probabilmente il Papa, Maria Sung e l'Arcivescovo Milingo. Cino ha una forza, li mette d'accordo tutti, capito? Roby Ginepri al servizio, primo game, secondo set. Il problema è che questo Ginepri viene indotto dal Federer a giocare un livello di tennis un pochino troppo alto, sì, per lui. Lui ci sta, No, ma insomma, mica male. Poi qua non si scopre oggi che il livello medio dei giocatori, quelli che da noi sono, diciamo così, seconda categoria, professionistelli, altissimo, perché col campionato universitario, 260 università, insomma, voglio dire... giocano bene. Sì, anche se nel tennis lo sport universitario è una linea sotto gli altri sport, perché a 18 anni, che è l'età di ingresso all'università, i giocatori sono già formati o quasi. Sì, comunque voglio dire, insomma, avercene, è una grande palestra. Abbiamo visto quello che ha battuto Pozzi, per esempio, si è laureato in scienze delle comunicazioni prima di cominciare a giocare a tennis, e ha oggi tra 24 e 25 anni. Se mi consenti una notazione personale, il fatto che io abbia vinto 4 volte il campionato italiano universitario ti dice qual è il livello del tennis universitario in Italia. Beh, no, in effetti noi allora non lo giocavamo, perché era contemporaneo dei tornei internazionali. Insomma, vabbè, tu dovevi lavorare, studiavi, lavoravi, giocavi a tennis, insomma c'avevi tante cose da fare, non avevi tempo, noi eravamo dei ricchi signorini e andavamo in giro per il mondo, per l'Europa, perché insomma sì, l'America era più lontana, non si arrivava mai. 0-30. Con Federer al servizio e con Ginepri che conduce 1-0 nel secondo set. Schiaffo vincente di Federer, 30 pari. Beh, sai, palla break. Hai visto, proprio in questo colpo c'è un pochino di presunzione o comunque di eccesso di disinvoltura di Federer, perché è entrato in campo e insomma sa di avere contro un ragazzo con poca esperienza. A un certo punto poi palla break ace, si concede qualche disinvoltura di troppo, ecco. Due ace di fila.
Baglia di dritto Ginepri, e Federer, dopo aver annullato una palla break, si porta sull'1 pari del secondo set. Intanto sul campo centrale Jennifer Capriati ha avuto qualche piccolo problema all'avvio, ma è 6-2-2-0 nei confronti di Evi Dominikovic. È una giocatrice proprio modesta, tra l'altro, Dominikovic. Sì. Vista in Australia, perdere da Rita Grande. Sì, no, voglio dire, no, senza... Però vinceva 5-0 al terzo con Silvia Farina, quando poi Silvia Farina ha vinto il torneo a Strasburgo, mi pare. Sì, comunque insomma, sì, giocatrice con dei limiti tecnici notevoli. Beh, infatti ha ritardato un po' la partenza la Capriati. Nathalie Tauziat ha vinto in 3-7 sulla Zarebotnik, che è una giocatrice slovena abbastanza promettente. Ultimo anno per Nathalie. Sì, ha annunciato, ha deciso di ritirarsi. Quindici pari. Ha vinto anche Elena Dementieva con la Absudova, perso il primo set, poi ha vinto al terzo. Dementieva sembrava lanciata verso alti traguardi. Sì, ma io, quest'anno, a metà dell'anno scorso, era in grande progresso, poi si è un po' fermato. Però fisico c'è. Beh, fisico anche. Tennis anche. Quindi. C'è anche per la passerella, non solo per il campo di tennis, il fisico. Sì. Quarantaquindici. No, di la mano, poi anche un po' il nastro gli ha fatto perdere il tempo. 40-30. Dritto anomalo che porta Ginepri sul 2-1. Ormai è proprio diventato, direi, il perno del tennis contemporaneo, quel dritto anomalo. Sì, sì. Che, È per questo che io sostengo che un colpo che andrebbe coltivato di più è il lungolinea, il rovescio lungolinea, Per i giocatori destri, naturalmente. È l'arma con la quale si può perlomeno invitare l'avversario a non spostarsi troppo, ecco. Sì, ma è verissimo. Quindi, un buon allenatore dovrebbe curare questo aspetto. Ieri, per esempio, vedevamo Sanguinetti, no? Che c'ha questo bellissimo rovescio, però 9 su 10, se non addirittura 11 su 10, li gioca in cross. Ne ha giocato uno solo, bello, in lungolinea ieri nella partita che ha perso contro la Penti. Ed è strano perché ormai gli allenatori, insomma quelli appena no, allenano alle situazioni, cioè ci sono degli schemi, quelli io che ho sempre chiamato schemi, loro chiamano tennis di situazione, cioè insomma ripetono quelle che sono le 15 o 20 situazioni che si riproducono regolarmente sul campo, però quella lì è una importantissima, insomma, e vedi pochissima gente in giro che gioca dei lungolinea alla Vilander, per dire un nome famoso, e è un tipo che ho rivisto oggi. Inchiodata la riga centrale, se così si può dire, dal momento che le righe sono dipinte. Una volta erano inchiodate, no? Sì. Però si diceva. Ma su tutti i campi, su tutti i campi di terra, sono quasi tutti i campi di terra, sono ancora inchiodati. Sì, sì. No,
8 gli ace di Federer, ci hanno ricordato. Out. 30-15. Un'occhiata dubbiosa di Federer. Ci rivediamo. Elegante, disinvolta. Sì, sì, soprattutto era bellissima la, la sensibilità di tocco nella mezza volée di approccio. Sì. Due pari il punteggio. Pensate che questo Federer ha compiuto 20 anni qualche giorno fa, l'8 agosto. Beh, è un campione annunciato, perché insomma sono almeno 4 anni che io che sto spessissimo in Svizzera non faccio altro che sentire parlare di Federer. E abbiamo visto poi in Coppa Davis contro di noi a, a Neuchâtel. Sì, lì. Qui è di Basilea. È vicino Basilea. Sì. È di un paesino piccolo vicino a Basilea. E ha la mamma sudafricana, quindi c'ha un pochino di sangue anglosassone, che nel tennis non va mai male avere un po' di anglosassone. Si è soddisfatto di questa palla. Bella, per non farsi colpire. Lui ha già la pubalgia, la palla gli andava diritta proprio verso il pube. Insomma, non sapevo come chiamarlo. 3-2 Ginepri. Senza break nel secondo set. Federer ha vinto il primo per 6-2. E mi fanno un po' rabbia sti ragazzi qui. Guarda quelli, gli addominali lì, sembra un bronzo di Riace. Guarda che roba. Insomma, io non riesco. Non riesco più a farmi degli addominali così, soprattutto a tavola, sto troppo a tavola. Per Giovanotto, accidenti. Non c'è la banana, eh? No. No, le banane sono meno di moda perché. C'è il nostro Ghisoni che ha una teoria sulle banane che. È la prima volta che passa di qui, gli chiediamo informazioni. E pare che ci sia qualche cosa di controproducente nella banana. Time. Ecco Federer. Il campo è il Louis Armstrong, cioè l'ex centrale, ne hanno tagliato una fetta, la fetta più alta l'hanno tagliata ed è diventato un bel campo, campo a misura d'uomo. Ci 30-0. Non ce la fa a giocare sta volée Federer. Ma insomma non lo so, ogni tanto lui cade ogni tanto in atteggiamenti di sufficienza, ma proprio perché ha tantissimo talento, no? Non per presunzione. Ogni tanto sottovaluta un pochettino la palla. O magari la centra male.
questo è uno dei casi. 30 pari, intanto ha chiuso il suo incontro Jennifer Capriati, 6-2-6-0. Ace di Federer. Una risposta di Ginepri. C'era Fra Ginepro. Sarà un antenato. Oh mamma mia. Lo so, oh, lo mamma so. Mia. Si impigrisce ogni tanto. Palla break però. Correction, the ball was good. Correzione, la palla era buona. Stava già per protestare Federer, poi. Giudici di linea qua non sono di grandissima qualità. E oggi abbiamo visto nella partita di Gaudenzi, intanto ace di Federer. Nella partita di Gaudenzi hanno sbagliato 4-5 palle. Sì, sì. Pensa, l'arbitro era francese, non si può dire. No, ma può nemmeno dire. No, ma sono, voglio dire, qua ci sono più di 350 giudici di linea, no? È chiaro. Altro che, ace di Federer. È chiaro che non tutti sono all'altezza, perché sono appassionati, i giocatori di club, passano dei test, gli fanno l'esame della vista, tutto quello che vuoi, ma poi non sono tanto abituati alla velocità di questi qua. E poi a palle che finiscono molto spesso negli immediati dintorni della riga. Parlando di arbitri, c'è in atto lo sciopero degli arbitri del football americano. E allora la NFL, cioè la National Football League, sta reclutando delle riserve, ecco, perché non vuole cedere nella disputa economica. Dei crumiri. Eh sì. No. Beh, noi abbiamo presenziato alcuni anni fa lo sciopero del baseball. Ti ricordi? Quello è ancora più serio che lo sciopero degli arbitri, che scioperanno i giocatori. Visto come ha giocato sta palla Ginepri? Sì. Giocano ormai quasi sempre, non bloccano quasi mai, giocano quasi sempre a tutto braccio. Quando la prende vicino al telaio, home run, va in campo, fuori campo. 3 pari punteggio. Zero 15. Quindici pari. Doppio fallo di Ginepri. Gli rimane sul nastro questa accelerazione di dritto e quindi 15-40, due palle break. È successo il passante. Ginepri è nato il 7 ottobre dell'82.
lungo il pallonetto di Federer. E vantaggio Ginepri, che ha recuperato da 15-40. Ginepri si è qualificato per il torneo di Key Biscayne, per quello di Houston, per quello di Los Angeles, e poi invece ha avuto una wild card al torneo di Indianapolis, così come ha avuto una wild card in questo torneo. La wild card è quell'invito a disposizione degli organizzatori che possono darla, a mettere al tabellone alcuni giocatori da loro scelti, indipendentemente dalla classifica. Di nuovo vantaggio Ginepri, dopo questa benedizione. Parità. È buono il tocco. È buono il tocco di Ginepri. Provato a correre Federer, ma non c'è riuscito, non è arrivato in tempo. Si ferma sul nastro l'accelerazione di Ginepri. Parità. E ha tentato un ambizioso attacco in controtempo Ginepri, ma poi ha dovuto giocare una volée troppo difficile. Sta un po' tramutando in una partita a Ciapanò. Sentite gli applausi di incoraggiamento che sono evidentemente per il ragazzo del paese. Ed ecco qua il ragazzo del paese. Infatti il pubblico apprezza. Adesso riesce a tenere il servizio Ginepri e conduce 4-3 nel secondo set. Tra l'altro ha avuto anche una palla break lui. Abbiamo Agassi. Sta preparando la sua partita sul centrale. Scaldando.
Per ora lo vediamo solo noi, ma tra poco lo vedrete anche voi. Terrei le immagini su Federer fino alla conclusione del secondo set. Sì, sì, certo. Poi magari si può ritornare, sì, insomma, se ce lo suggerisce il punteggio. Oggi c'è in campo anche un altro dell'ultima ondata americana, Taylor Dent, figlio di Phil Dent. Il giocatore australiano è stato nostro avversario in Coppa Davis in doppio nel 1977 nella finale. Alexander e Dent furono battuti da Panatta e Bertolucci, purtroppo eravamo 0-2, quindi abbiamo vinto il doppio e poi Panatta ha perso un incontro molto equilibrato con John Alexander, un match nel quale Adriano ha servito per il match sul 6-5 nel quinto set, 30 pari, commesso un doppio fallo, è arrivata una folata di vento, insomma, arrivava tutti i pomeriggi il vento al Whitney Stadium. È stato un incontro che noi avremmo vinto se fosse stato preparato meglio. Pietrangeli, che ha avuto tutti i grandissimi meriti della vittoria in Cile, grandissimi anche di tipo politico, non volevano mandarci allora le sinistre, insomma, con un'estrema demagogia. Pietrangeli è stato straordinario per quanto riguarda la vittoria in Cile ed è stato purtroppo il contrario di straordinario per quanto riguardato la preparazione del match con gli australiani, che ripeto avremmo potuto vincere. Oh là là. Grande, guarda, fase. Beh, un po' di fortuna, cioè grande talento. Ma visto che angoli, sì. Sì, grande talento, non c'è alcun dubbio. Di Federer, però un minimo di fortuna, hai visto? Insomma, è l'istinto del grande giocatore, perché non ha quasi visto la palla, no? L'ha colpita dietro le anche, eppure è riuscita, l'ha messa sulle reti. Comunque era uno scambio che meritava di essere rivisto. Sì, sì. È una benedizione un po' violenta come benedizione, ma insomma, 4 pari. Esce il dritto di Federer, 15-0. Scappata via questa palla. Sì, poi un po' artigianale quel rovescio d'attacco, sì, ad una mano, insomma.
e 30 pari. Cinque doppi falli per Ginepri, nessuno per Federer. Lo smash non proprio facilissimo. Ginepri non vuole saperne di cedere il servizio. 5-4 per lui nel secondo set. Ricordo che Federer ha vinto il primo set per 6-2. There's one. Il grande baseball in diretta. Ah, Flushing Meadow, guarda che bella maglietta, bella, non so, insomma, colore abbastanza vivace. Sì, ma anche quella nera, perché ha quella sorta di reticolo traslucido, no, sotto. Insomma, è, un, è il suo modello, è il modello che ve, autografato, insomma, modello Federer. Quindi la situazione 6-2 Federer, 5-4 Ginepri. Federer la tredicesima testa di serie. Chi vince questo incontro gioca col vincitore dell'incontro tra l'australiano Ilie e l'olandese Schalken. Ilie è quello che si strappa la maglietta, per intenderci. Vedi com'è facile raggiungere una certa notorietà? Bisogna inventarsi qualche cosa. Stavo pensando, stavo guardando. Strappare la tua? La maglietta. Bisogna anche farlo davanti a un pubblico piuttosto numeroso. E soprattutto le telecamere. Sì, sì. Quello io potrei, mattino, quando la prossima volta che tu mi inviti ancora a presentare il programma, come questa mattina, potrei tentare di stracciarmi la giacchetta, perché metti... Penso sia meglio di no. È curioso che l'ha fatto una volta... per bizzarria, per entusiasmo, chissà perché. E poi è diventata la sua firma. E poi gli hanno detto, quelli che gli fanno le magliette, perché... Gliele hanno fatte apposta. Sì, sono le fanno con l'invito. Prefabbricate, cioè le fanno già che sono facili da... Infatti ci ha provato Rafter. Sì, ma non, si, non ne riusciva a strappare. Niente facile strapparsi la maglietta, perché è un'azione... Si fa all'altezza della gola, non si riesce a tirare tanto bene, insomma. Far forza. Gioca un po' troppo, come se si trattasse di una partita di allenamento, Federer, però deve anche stare attento. Perché, insomma, era 40-0, questi americani, questo atteggiamento. Giocatori americani qui, giovani così, sono tutti gasati. E qualche volta qualcosa di più che gasati. Cosa vuoi dire? No, voglio dire che si aiutano chimicamente, magari nei limiti del lecito. Difficile saperlo. Tanto poi gli danno un giorno di squalifica, come i calciatori italiani. Calciatori italiani è bellissimo. È comica, sì, sì. Che alle squadre più forti gli danno meno squalifiche. Quelli che si nutrono di nandrolone delle squadre più forti prendono meno squalifica di quelli delle squadre deboli. È l'applicazione dell'antico principio della sudditanza psicologica, ma che si applica in tutto. L'arbitro nei confronti delle grandi squadre, sì. Il poliziotto nei confronti della gente a cui deve fare la contravvenzione. Insomma, cioè, è così. È brutto, ma è così. Eh sì, qui si è proprio... stato obbligato a mettersi in contropiede.
guarda, guarda, guarda la classe di questo, perché di questo, la volena a lungo di Ginepri era difficile, proprio al fin della licenza aveva giocato, no? Benissimo, però tiene botta. Stasera non giocava a tennis. Ah, jeu de paume è molto possibile perché era un gioco aristocratico. Ma insomma, Federer, ma dico, c'è mica contro uno che è passato di lì per caso. 30 pari. Diventano amati i miei colleghi svizzeri perché veramente uno di un talento simile, che poi spesso per eccesso di talento si complica la vita da solo. Beh, troppa fortuna, due deviazioni del nastro nello stesso scambio. È una deviazione diabolica. Tutte e due, tutte e due a favore di Federer. Sono tante, due nello stesso scambio. Ed è palla break sul 5 pari, equivale a un set point o quasi. Mette a segno il dritto Federer e si procura il break che lo mette nella condizione di servire per il secondo set. 6-2, 6-5 per lui. E il fisioterapista che penso interverrà su quel polso sinistro che vediamo adesso fasciato. Che poi molte volte è un aiuto psicologico, perché oggi è uscito dal campo il vecchio Bill Norris, ero lì seduto e lui era appena entrato in campo a soccorrere Gaudenzi, gli ho detto: cos'ha Bill? Mi ha detto: dice, non c'è niente da fare, c'ha il plantar muscle, loro il soleo lo chiamano il plantar muscle, è quel muscolo che sale dalla pianta del piede. E mi ha detto: non c'è niente che io possa fare, dice, posso solo incoraggiarlo. Anche qui questo signore mi sembra che gli stia solamente cambiando la fasciatura. Insomma, una bella operazione che sì. Seguo con ammirazione. Questo liquido che sembra benzina. Come sembra? Ah, è benzina. Ma secondo me sì. Secondo me sì. I più onesti si nutrono solo di benzina. I meno onesti? Mai meno onesti, sì. Eponandrolone, ormone della crescita, cocaina. Simpatico quel portiere che oggi si lamentava perché lui è andato 2 anni, tu che ti intendi di calcio, sì. Perché ha preso la cocaina. Pagotto. La cocaina mica presa per fare il portiere, ti immagini, un portiere in certe partite fa 2 o 3 o 4 parate, quando è che la prende la cocaina? Quello lì la prendeva per il suo piacere personale. Poverino. Pagotto. Come Vilander quando era stato squalificato per cocaina. Li hanno presi al night. Mica la prendeva per giocare a tennis. Ci mancherebbe. Prendevano al night, allora capisco, magari nel paese in cui è proibita si può magari arrestarli, ma non. Bonsoir à tous, bienvenue à Flushing Meadows pour la quatrième journée de l'US Open, quatrième tournoi du Grand Chelem 2001. Roger Federer est sur le court. Louis Armstrong, depuis une grosse demi-heure déjà, ça lui a suffi pour remporter la première manche face à son adversaire du jour, Robbie Ginepri, un jeune américain de 19 ans. Roger Federer a liquidé la première manche en 22 minutes, 6 jeux à 2. On en est dans la deuxième manche à 3 jeux à 2 en faveur de Ginepri. C'est Roger Federer qui sert 15-0. Roger Federer qui sert extrêmement bien depuis le début de la rencontre. Il a déjà réussi 8 aces et d'innombrables services gagnants. 30-0.
Il a frappé cette volée un peu en dilettante. Petit manque de concentration, 30-15. Et un revers mal cadré, ce qui permet à Gina Pruitt de reprendre espoir dans ce jeu 30-1. Le voici, ce jeune Américain, Robbie Gina Pruitt. Et c'est le 9e ace de Roger Federer dans cette rencontre, 40-30. Une balle pour égaliser à 3 jeux partout. Aussi quelques coups très violents par moment. Gina Pruitt a une grande force de frappe, mais il a également énormément de déchets dans son jeu, en tout cas pendant la première manche et le début de la deuxième. Oh, attention, ça donne une balle de break en faveur de l'Américain, une balle de 4-2. Ouais, ben Roger Federer, il n'a pas été aidé là par le juge de ligne qui a compté sa deuxième balle out alors qu'il avait réussi un service gagnant sur cette deuxième balle. Le juge de chaise, monsieur Mike Morrissey, a bien sûr corrigé l'erreur de son juge de ligne, mais on va rejouer le point. Eh bien, énormément de sang-froid hein, du côté de Roger Federer en ace pour corriger le tir. Égalité. Ace numéro 11. Balle de 3 partout. Il ne s'est pas posé de question en frappant cette volée. Il n'a pas pris beaucoup de marge de sécurité non plus. Gina Pruitt revient à égalité. On revoit tout ça. Et il s'est jeté sur cette balle. Il avait envie de la manger. Et Federer sert de manière extraordinaire depuis le début de la rencontre. Passe énormément de premières balles. Et encore une, encore un service gagnant. Federer s'est donc sorti de ce mauvais pas. Il avait dû concéder une balle de break, il l'a effacée. 3 partout entre Robbie Gina Pruitt et Roger Federer. Je vous rappelle que c'est un match du deuxième tour de l'US Open. Un match des 32e de finale. Et Gina Pruitt est issu... Non, n'est pas issu des qualifications. Il a tout simplement reçu une wild card des organisateurs. Superbe passing croisé de Federer, 0-15. Une double faute de l'Américain, c'est sa 4e. Et ça permet à Federer d'entretenir l'espoir d'un break dans ce jeu 15-30. Oui, c'était bien retourné. La première balle était bien passée.
Federer réussit à remettre cette balle dans le court et Ginepri commet l'erreur. 15-40, deux balles de break en faveur du Balois. Un peu téméraire de Federer, son retour chopé était trop court. Superbe passing en revers le long de la ligne. Et encore une chance pour Federer, encore une balle de break. Et ça sort. Federer avait plutôt l'impression que son lob était bien parti. Mais il y a un peu de vent sur Flushing Meadows, sur New York, et ça peut être influé sur la trajectoire de la balle. C'est une balle de jeu pour Ginepri maintenant, qui est bien revenu. Il y a souvent un tout petit peu de précipitation du côté du jeune américain. Et quand on dit jeune américain, c'est vrai qu'il n'a pas encore 19 ans. Mais finalement, Roger Federer en a tout juste 20. Ce sont deux jeunes joueurs, mais Federer est bien sûr plus habitué au circuit professionnel que Ginepri. Bien conclu. Une nouvelle balle de 4-3 en faveur de Ginepri. Il a bien mis la pression sur son adversaire. Roger Federer s'est emparé du filet. Un jeu interminable. Nouvelle égalité. Et c'est un jeu très important. C'est le septième de cette deuxième manche. On en est à 3-3. Et superbe volée amortie de Robbie Ginepri. Joli coup de poignet. Federer est trop tard sur la balle. Elle a déjà doublé au moment où il la frappe. Et il y a trop de déchets hein, pour l'instant dans le jeu de Ginepri qui alterne les superbes points et les grossières erreurs. Encore une preuve là sur ce dernier coup droit dans le filet. N'est pas content de lui Federer sur ce retour. Il a complètement manqué sa volée basse. Il était monté à contre-temps, Ginepri. Certainement que Roger Federer l'a vu. Il lui a mis une petite balle coupée retombant juste dans les pieds. C'est bien joué. Pourtant, Ginepri a laissé plusieurs occasions là, à Roger Federer de prendre l'avantage
Dans ce jeu, c'est pourtant l'Américain qui a encore une balle de jeu en sa faveur. Ben voilà, ça a été dur, ça a été laborieux pour Robbie Ginpri, qui conserve tout de même sa mise en jeu 4-3 pour l'Américain. Il n'y a eu aucun break pour l'instant dans cette deuxième manche. Vous avez certainement pu le constater depuis qu'on a pris l'antenne. Robbie Ginpri est un tout nerveux, hein. Il a énormément de tics, il bouge énormément, il laisse très peu de temps à son adversaire pour récupérer des points. Il veut mettre énormément de rythme sur ses jeux de service. C'est un joueur qui a atteint la finale de l'US Open Junior l'année passée, perdu face au phénomène américain Andy Roddick. Un joueur prometteur de l'école de tennis américaine. Il est 170e au classement de la Champions Race, au classement de l'année 2001. En ce qui concerne le classement technique de l'ATP, eh bien, il est beaucoup plus loin puisqu'il figure en 327e position. Il n'a pas connu la progression, il n'a donc pas l'aura de son compatriote Andy Roddick, qui lui fait pratiquement partie des favoris de ce tournoi. Et vous le voyez, 70% de première balle passée par Roger Federer, c'est extraordinaire. Et ça lui permet de tenir à distance pour l'instant son jeune adversaire, même si Ginepri a pour l'instant l'avantage. Dans la deuxième manche, Roger Federer est au service. Il va tenter de recoller à 4 partout. Il a remporté, on vous le rappelle, la première manche 6-2. Et on se trouve sur le court Louis Armstrong, l'ancien central de Flushing Meadows. Il était le central avant la construction du stade Arthur Ashe. Et deux grosses erreurs de Federer dans ce jeu, 15-30. Oh, c'est magnifique. Et il y a eu des angles trouvés par ces deux joueurs sur cet échange. Et Roger Federer s'en tire à bon compte. Son dernier revers de défense se transforme en revers d'attaque. Regardez, du bout de la raquette, légèrement coupé. Et cette balle va mourir pratiquement sur la ligne. 30 à. Et une bonne deuxième balle, très longue, frappée à plus de 160 km/h. Balle de 4 partout. Un peu de réussite, je crois bien que la balle de Federer sur ce smash a frôlé le filet. Il est un tout petit peu moins bien servi que dans ses jeux de service précédents, Roger Federer. Ça ne l'a pas empêché de remporter sa mise en jeu. C'est bon signe. Ça veut dire que même s'il y a une légère baisse de régime chez le Balois, il est capable de tenir le choc face au coup de Ginepri.
Ouais, ça c'est un drôle de revers. C'est pratiquement la première fois depuis le début de la rencontre que Ginepri tente un revers coupé. Et il l'a très mal maîtrisé. 15 à. Et une bonne première balle, un service gagnant. 30-15. C'est peut-être pas si facile de se concentrer, notamment au service, quand il y a un avion qui passe aussi bas que ça, juste au-dessus du terrain. D'où peut-être cette double faute qui est la cinquième de Robbie Ginepri. 30 à. C'est spectaculaire, c'est très puissant. Tout en force avec Ginepri. Et une superbe deuxième balle. Ginepri joue beaucoup mieux que dans la première manche. Il n'a pas encore une seule fois perdu son service. Il mène 5 à 4. Et la pression sur les épaules de Roger Federer dans le jeu suivant. Roger Federer a battu au premier tour. Vous l'avez peut-être suivi en direct l'autre jour, Lars Burgsmüller en allemand. 3 fois 6-4. De son côté, Robert Ginepri a battu l'Israélien Levy, là aussi en 3 manches, assez facilement, 6-3, 7-5, 6-4. Le jeune Américain doit être impressionné de se retrouver aujourd'hui face à une tête de série sur un grand terrain devant son public américain. Et c'est peut-être aussi la raison qu'il peut invoquer pour son excès de nervosité dans la première manche, facilement abandonné à Roger Federer. Et Roger Federer vient de changer de maillot. Lui qui a l'habitude d'user un maillot par manche. Et c'est tout dire, la première manche s'est déroulée en 22 minutes. Il n'a pas vraiment eu le temps de transpirer. Et malgré la chaleur moite qui règne sur New York aujourd'hui, 27 degrés au début de cette rencontre et un fort taux d'humidité. Time. C'est le moment ou jamais pour Ginepri de tenter de prendre le service de Roger Federer. Ça vaudrait pour lui le gain dans la deuxième manche. Et Roger Federer n'est certainement pas d'accord avec ce scénario. Et il faut qu'il serve bien, il faut qu'il passe ses premières balles. C'est bien joué, à la première occasion, Federer s'empare du filet, 15-0. Et un retour mal cadré, avec une deuxième balle de Federer assez violente et surtout très travaillée. 3 balles d'égalisation à 5 jeux partout. Oh.
40-15. C'est très bien servi une nouvelle fois de Roger Federer qui égalise à 5 jeux partout. Il a connu quelques soucis sur sa mise en jeu quand même dans cette deuxième manche. Il a dû sauver 2 balles de break en tout. À lui de trouver la solution maintenant pour tenter de s'emparer du service de l'Américain. Ouais, c'est bien joué, il a insisté avec son revers coupé sur le coup droit de son adversaire qui commet l'erreur. 0-15. Ouais, c'est bien joué, superbe contre-pied. Et c'était un peu ambitieux tout de même de Ginepri de tenter la montée au filet. Premier bon passing, bonne détente de Ginepri. Et puis Roger Federer choisit la solution en finesse, le contre-pied, 0-30. C'est bien servi, 15-30. Et il s'est laissé déborder un peu facilement, la Federer, par ce passing de Ginepri. C'est pas bien baissé sur ses genoux. 30-30. Dommage, hein, il y avait l'occasion de s'offrir 2 balles de break. Que de réussite dans cet échange pour Federer. 2 fois, la balle a touché le filet. La première fois, elle a gêné un peu Ginepri qui s'en est bien sorti. Mais la deuxième fois, c'était imparable. 30-40, balle de break pour le Suisse. Ouais, c'est magnifique. Là, il a bien pris sa chance. Coup droit croisé sur la ligne. Roger Federer fait le break et après un peu plus d'1 heure de jeu, il mène 6-2, 6-5, service à suivre. La situation semble donc très favorable pour Roger Federer. Et apparemment, l'Américain Robbie Ginepri a fait appel aux soigneurs pour son poignet gauche. Ben c'est assez marrant, c'est assez bizarre parce que déjà l'autre jour, l'adversaire de Federer au premier tour, l'Allemand Lars Boxmüller, s'était fait lui aussi soigner pour une blessure également au poignet gauche, alors que tant Boxmüller que Ginepri sont des droitiers. Ce n'est donc pas la blessure bien sûr la plus gênante pour un droitier qu'une blessure au poignet gauche. Et Boxmüller l'autre jour avait fait appel au soigneur alors qu'il ne restait peut-être plus qu'un jeu à jouer. Ce qui avait fait penser que c'était une manœuvre peut-être pour semer le doute dans l'esprit de Federer. Ben, ça n'a en tout cas pas marché si tel était le but. Ah ben, on n'a même pas demandé les 3 minutes... de pause que tout joueur peut demander pour des raisons médicales. Ginepri va reprendre immédiatement le jeu et la situation est assez sérieuse pour lui. S'il perd ce jeu, il perd la deuxième manche et sera donc mené 2-7-0. Douzième ace de Federer, 15-0. Et il recommence à très bien servir. Ouais,
C'est à signaler, c'est la première double faute de Federer dans ce match. 30-15. 40. Mais c'est immédiatement corrigé par un ace supplémentaire, le 13e, deux balles de deuxième manche pour Federer. C'est remarquablement volleyé également. 7 jeux à 5 pour Roger Federer. Il a déjà remporté la première manche, 6-2. Il est certainement bien parti en direction du troisième tour où il pourrait affronter soit l'Australien Andrew Hillier, soit le Néerlandais Schalken qui doivent s'affronter aujourd'hui. Et Roger Federer est le seul Suisse à jouer aujourd'hui. Bastel comptait peut-être affronter dès aujourd'hui Evgeny Kafelnikov. Eh bien, il jouera très certainement son match du deuxième tour demain, le Vaudois. Les statistiques de la deuxième manche avec toujours un aussi bon pourcentage de première balle passée pour Federer, 73%. C'est assez remarquable, c'est assez impressionnant même. 18 coups gagnants contre 13 pour l'Américain. Et au niveau des erreurs directes, eh bien, on se voit à peu près 14 Federer, 13 pour Ginny Prix. Et on peut aussi remarquer, parce que ça en vaut la peine, que Roger Federer, en 5 manches depuis le début du tournoi, n'a pas encore perdu une seule fois sa mise en jeu. On voit ici, c'est le dernier point avec une volée de revers en toucher. Et puis là, cette volée de coup droit sur laquelle il cherche la longueur parce qu'il a vu Ginny Prix avancer dans le court. C'est très bien joué. Les avions en provenance des aéroports voisins, Kennedy et LaGuardia, qui passent régulièrement au-dessus de Flushing Meadows. Début de la troisième manche, Roger Federer mène confortablement 6-2, 7-5. C'est Robbie Ginny Prix qui va servir. Ouais, il était très mal pris, Federer. Joli échange. Déjà sur le coup précédent, et on ne comprend pas très bien pourquoi il l'a pris en coup droit et pas en revers. Federer avait boisé son lob, ou plutôt sa tentative de lob, 30-0. Ça va vite, d'un côté comme de l'autre. Ginny Prix menait l'échange. Federer a très bien contré, 30-15. Et pourtant, la montée était un peu hasardeuse. Elle était trop courte, un peu téléphonée. Ginny Prix a eu tout le temps. Et la place pour passer son adversaire, il n'y est pas parvenu. On en est à 30-1. C'est pas beau ce qu'il dit en suisse allemand, 40-30. Sur la ligne, bien attaqué, il a bien pris sa chance là, Robbie Ginny Prix, sur ce coup droit croisé. Premier jeu donc de la troisième manche.
L'Américain va devoir trouver des solutions maintenant sur le service du Suisse. S'il entend encore inquiéter la tête de série numéro 13 dans ce match. Il avait dans l'idée d'enchaîner la volée à son retour de service, mais son retour de service est sorti très largement. 15-0. Quelle présence au filet de Federer. Et toujours tout en décontraction. 30-0 avec un poignet très très solide. Encore une fois, quelle deuxième balle, juste dans l'angle, très longue. Fair ace, le 14e pour le Balois, et un jeu blanc. Ah, très franchement, on ne voit pas très bien ce qui pourrait arriver à Federer dans cette rencontre. Il joue tellement bien, il sert tellement bien. Et Jean Prix, de son côté, n'a pas encore la carrure d'un des meilleurs joueurs mondiaux. Franchement, on ne voit pas ce qui pourrait empêcher Federer de se qualifier pour le troisième tour. Et un retour complètement boisé, 15 à. Sixième double faute de Jean Prix, qui arrange bien les affaires de Federer, 15-30. Ouais, il a joué droit sur son adversaire. Cette bonne guerre, et ça lui permet de se procurer deux balles de break, 15-40 sur le service de Jean Prix. Oh, c'est bien joué. Il y a eu un petit cri d'approbation et d'admiration de Federer. Superbe coup droit, 30-40. Il y a encore une balle de break. Ah, ça par contre, c'est très mal joué. Il y a énormément de déchets, hein, on l'a dit, une alternance de bons et de mauvais coups du côté de Jean Prix, une grande nervosité toujours. Et Federer fait le break beaucoup plus tôt que dans la deuxième manche. 2-1 pour le Suisse qui va servir dans quelques instants pour essayer de confirmer ce break et d'ainsi s'échapper dans le troisième set.
On ne joue pas depuis très longtemps, 1h13. Federer a peut-être déjà fait un pas décisif vers la qualification. En tout cas, si comme depuis le début du tournoi, il ne perd pas son service, eh bien c'est match gagné pour le Balois. Quelques résultats du côté des hommes déjà enregistrés aujourd'hui avec la victoire assez surprenante du Belge Xavier Malisse en 4 manches face à Fabrice Santoro, le Français. Qualification de Tim Henman face au Brésilien Meligeni, ça c'est beaucoup plus attendu. Qualification de Johansson, le Suédois face à l'Italien Gaudenzi. Et puis un bon résultat pour Marcelo Ríos, le Chilien qui essaye un peu désespérément ces derniers mois de revenir à son meilleur niveau. Marcelo Ríos s'est qualifié en 3 manches, 7-5, 6-4, 6-0, contre Pavel, le Roumain, qui pourtant restait sur une série de très bons résultats lors de cette tournée américaine. Voilà pour les 4 résultats tombés jusqu'à maintenant dans cette 4e journée de l'US Open. Roger Federer est au service pour confirmer son break. Ça, il faudrait le réussir en match. Ce serait extrêmement spectaculaire. Et Ginepri prend une option sur ce jeu, 0-30. Ce n'est pas si souvent que Federer se retrouve en danger sur sa mise en jeu. Quelle capacité de concentration de la part de Federer, 15e ace, 15-30. C'est vraiment remarquable, hein. Federer se retrouve en légère difficulté sur sa mise en jeu. Il est mené 0-30, il arme un ace, et puis derrière un superbe premier service pour conclure sur le coup de raquette suivant, 30-1. Le voici revenu dans ce jeu. C'est un coup de fusil de Ginepri. On voit ça au ralenti. Il a tapé de toutes ses forces, il a mis tout son poids dans cette balle. Égalité. Superbe, regardez cette volée tout en touché. On peut voir toute l'étendue du talent de Federer dans ce genre d'échange. Deuxième égalité dans ce jeu. Oh, la double faute, la deuxième du match, et ça donne une balle de break à Robbie Ginepri. Intéressant de voir si Federer peut à nouveau retrouver sa pleine concentration pour tenter un ace ou un service gagnant sur sa première balle là. Elle est restée bien du côté de son coup droit. Ginepri
n'a pas compris, il a tenté le passing croisé. Une bonne occasion là de manquer pour l'Américain. Égalité. Allez, c'est une balle de 3-1 pour le Ballois. Il faut qu'il la concrétise pour se donner un peu d'air dans cette troisième manche. Quelle violence! Mais quand on tape aussi fort dans la balle, il est assez normal qu'on ait beaucoup de déchets. Et Robbie Ginepri aura encore un peu de bouteille, un peu d'expérience à prendre dans les mois, dans les années à venir, pour tenter de battre des joueurs de la trempe de Federer. 3-1 pour le Suisse. Septième double faute de Ginepri, 0-30. Vraiment beaucoup de précipitation, beaucoup d'impatience chez Robbie Ginepri. Il aurait pu chercher à mieux se placer pour tenter ce passing. 0-40. Trois balles de double break donc pour Roger Federer. Ah oui, il est en train de lâcher cette partie, Robbie Ginepri. Huitième double faute, 4-1 pour Roger Federer. Deux breaks d'avance dans ce troisième set, alors que le Ballois a déjà remporté les deux premières. 1h21, ça va très vite, ça va trop vite pour l'Américain Ginepri. On rappelle qu'il a été finaliste ici même l'année passée dans la catégorie junior face à Andy Roddick. C'est un espoir prometteur du tennis américain, mais il manque encore un peu de maturité pour espérer inquiéter l'un des tout meilleurs joueurs mondiaux. Roger Federer, on le sait, a réussi quelques grosses performances cette année avec ses quarts de finale à Roland-Garros et à Wimbledon, avec son premier tournoi gagné en début d'année à Milan. Quelques résultats en passant aussi du tableau féminin avec des matchs qui se sont déjà terminés. Il est à New York, heure de New York, 4h30. Kleisters, la Belge, s'est qualifiée aux dépens de Bradshaw. Qualification également de la Slovaque Nagyova face à la Française Deschi. Qualification de Testu, une autre Française en trois manches face à Leon Garcia, une Espagnole. Qualification également de Barbara Schett qui a battu Sfar en 2-7. Et qualification de Molik qui a battu Magdalena Maleeva, pourtant classée tête de série numéro 15, en trois manches. Roger Federer au service, il va tenter de confirmer le deuxième break qui a réussi dans ce troisième set. Situation extrêmement favorable donc pour le Suisse. Et bonne détente, et ça devient une des spécialités de Federer, c'est voler haut ou... Ce sont pratiquement des smashs de revers. Un geste d'impuissance, vous l'avez peut-être vu, de Ginepri. Rien à faire sur ses services. Hey. 40-0, 3 balles pour mener, 5 jeux à 1.
Il a pris tous les risques sur cette deuxième balle, Federer. Ça rigole pour lui. 5-1. Non, un peu de peine pour Robbie Jeanpree qui ne mérite peut-être pas ça. Mais il y a une telle différence aujourd'hui entre Federer et Jeanpree qu'il ne peut pas en aller autrement. À 0-15. Alors on signale aux téléspectateurs qui nous rejoignent pour regarder le fan de sport prévu à 22h30. Et bien ce fan de sport sera diffusé juste après la fin de cette rencontre entre Federer et Jeanpree. Une fin de rencontre qui ne devrait plus trop tarder d'ailleurs. Ouais, c'est joué très délicatement, tout en finesse, mais il n'y a plus beaucoup de conviction du côté de Jeanpree. À 0-30, Federer est à 2 points du gain de la rencontre. Et ça va sortir, 0-40, 3 balles de match. Qui est fait. Victoire extrêmement aisée de Roger Federer au deuxième tour de l'US Open. Il se qualifie ainsi pour les 16e de finale. Le score 6-2, 7-5, 6-1 en moins d'une heure et demie. Roger Federer n'a pas encore abandonné une seule fois sa mise en jeu depuis le début du tournoi. Miroslava Vavrinec, vous l'avez vu brièvement, Miroslava Vavrinec, la petite amie de Roger Federer, qui est également qualifiée pour le troisième tour du tableau féminin. Elle affrontera Justine Henin, la tombeuse de Patty Schnider hier. Roger Federer donc est impressionnant, il a remporté 6 fois le service de son adversaire aujourd'hui en 1h25, 6-2, 7-5, 6-1. Au tour suivant, il rencontrera soit le Roumain, soit l'Australien Ilié, soit le Néerlandais Schalken. Ça serait une autre paire de manches parce que l'adversaire sera beaucoup plus coriace. On se réjouit en tout cas de retrouver Roger Federer plus loin dans ce tournoi. Et on est persuadé, au vu de la performance qu'il a réalisée aujourd'hui, qu'il peut aller loin dans cette US Open. Pourquoi pas en huitième de finale, en huitième de finale où il pourrait rencontrer André Agassi dans un duel qui promet énormément. C'était Pascal Drault pour vous commenter ce match entre Federer et Jeanpree. Belle victoire convaincante de Federer. Et tout de suite, vous allez avoir droit au fan de sport qui vous sera présenté par Fabrice Jaton. À très bientôt. Die Teilaufzeichnung wird nach kommentiert von Stefan Bührer und von Heinz Günthardt. Dino.
Das passiert Roger Federer immer wieder auf der Vorhandseite, dass er Bälle unsauber trifft. Das kommt daher, dass er die Vorhand mit sehr viel Topspin schlägt. Außerdem spielt er ein Schlägermodell, dessen Kopf etwas kleiner ist als das beispielsweise von Schalken. Er spielt das gleiche Schlägermodell wie Pete Sampras. Nicht mehr das allerneueste. Funktioniert immer noch ausgezeichnet für ihn. Es gab ja Gerüchte, dass er allenfalls den Schlägerhersteller wechseln würde diesen Sommer. Aber ich meine, das ist sicher sehr gut, wenn er mit dem gleichen Schläger weiterspielen kann. Somit ist eine Komponente gegeben, da muss er sich auf jeden Fall nicht umstellen. Wahrscheinlich ähnlich wie beim Skifahren der gleiche Ski oder der gleiche Skischuh besser. Es muss nicht das Neueste sein, es muss etwas sein, woran man sich gewohnt ist. Aus sportlicher Sicht gibt es ja auch keinen Grund zu wechseln, so erfolgreich wie Roger Federer spielt. Er hat sich aber Gedanken gemacht, soll ich umstellen, vielleicht einen etwas größeren Schlägerkopf verwenden, vor allem eben auch für die Turniere, die nicht in der Halle stattfinden, weil es dort äußere Einflüsse wie Wind gibt. Das hat ihn ein bisschen gestört manchmal, war des Öfteren ein kleines Problem, aber Roger Federer spielt vorderhand also mit diesem alten, in Anführungs- und Schlusszeichen, Modell weiter, 19-jährig bereits, dieses Schlägermodell. Das ist die Umgebung in Queens, dieses Stadions. Hier fanden zwei Weltausstellungen statt bereits. Der Park lag brach, man wusste nicht genau, was man mit ihm tun sollte, und da griff der amerikanische Tennisverband zu, denn früher wurde nicht hier die US Open gespielt, sondern in Forest Hills, in einem sehr vornehmen Country Club. Das war, so muss ich sagen, eine ganz andere Atmosphäre. Das hier ist ein sogenannter Public Park, das sind also öffentliche Plätze, da kann jeder kommen und den Platz mieten. Eine Riesenanlage übrigens, 44 Tennisplätze gibt es hier insgesamt. Sehr, sehr weitläufig. Wie nicht anders zu erwarten in den USA, für etwas, das neu gebaut worden ist. Größer ist bekanntlich besser hier. Und beim Arthur Ashe Stadion hat man den Eindruck, dass noch größer, noch besser sein soll. Wobei diese Gleichung für mich nicht mehr aufgeht. Wir sitzen hier in einem sogenannten Adlerhorst. Etwas sehr weit weg vom Center Court manchmal, aber die Amerikaner sind sehr stolz auf das größte Tennisstadion der Welt. Und das natürlich mit Abstand. Thank you.
Gut aufgepasst, Roger Federer. Das gleiche noch einmal, diesmal hinten an der Grundlinie und Roger Federer holt sich auch dieses Aufschlagspiel. Da kam allerdings jetzt ein bisschen Gegenwehr, mehr Gegenwehr von Zheng Xiaoting. Dennoch das 5:3 für den Schweizer. Thank you.